Pensavo di scappare dal circo pirata. Dobbiamo rispondere a una delle domande che ci siamo posti tutti almeno una volta nella vita. Ovvero, sono io un bradipo? Ebbene, se dormi un casino che non ti va di fare un cazzo manco di muoverti, tanto che iniziano a crescerti le alghe addosso, spiriti parassiti, falene, acari, scarafaggi, funghi sul tuo petto villoso, caghi solo una volta a settimana, sei mezzo cieco, mezzo sordo e soprattutto hai l'espressione beata del fattone turista durante quello che hai descritto a tua madre come un viaggio culturale ad Amsterdam? Beh sì, sei un bradipo! O se non lo sei, io mi farei comunque controllare uno bravo, che non è normale sta cosa. Non era decisamente un bradipo Giorgetto Pizzocchero, che dopo aver inalato i fumi della salvia magica si è addormentato sul divano per poi risvegliarsi un mese dopo costipato, cosparso di lanugine e funghi e parzialmente mummificato. Venne venduto come bradipo al mercato nero di Bangkok e non fece mai più ritorno. Ma cos'è un bradipo? Cosa vuole da te? E soprattutto, che cazzo si ride? Beh, siete nel posto giusto per trovare risposte sbagliate. Boom! Benvenuti a tutti voi che avete scelto di iscrivervi a questo canale e quindi unirvi alla nostra ciurma di disagiati in questo viaggio verso la scienza brutta. Perché sì, la natura fa schifo e le vostre vite sono state riempite di inaccettabili menzogne. E tutto ciò è inaccettabile! Io sono Barba Scura ed oggi vi accompagnerò alla scoperta di questo animale che fa schifo, come sempre, come solo a noi piace fare. Male! Il bradipo è un coso scemo rallentatore che pare una scimmia rincoglionita con la panzetta e gli arti sproporzionati, ma che invece una scimmia non è. Appartiene alla famiglia degli sdentati, anche se poi i denti ce li ha. E allora uno si chiede di cosa si facciano i naturalisti quando classificano gli animali. Forse non ci crederai, ma i parenti più prossimi del bradipo sono l'armadillo e il formichiere. Cosa ciola c'entrano l'armadillo e il formichiere con sto qua? Una ciola, per l'appunto. O almeno questo è quel che penserai. E invece sono imparentati, sono cugini di primo grado. E non ci azzeccano niente. Condividono la maggior parte del materiale genetico, non ci azzeccano niente. L'evoluzione ha fatto proprio un casino con sto animale. Basta prendersela con me. I bradipi vivono principalmente qua, qua e qua. Ne esistono sei specie, sì, insomma, sei gusti, che si dividono in due famiglie: quella dei didattili e quella dei tridattili. Che in teoria significa due dita e tre dita. Solo che poi in realtà scopri che tutti i bradipi hanno tre dita. La differenza è che uno c'ha due unghie sulla zampa anteriore e l'altro invece ce ne ha tre. Confusi, Pure io. Ma come cavolo è che le fanno le classificazioni sti qua? Quelli con tre unghie, cioè i tridattili, sono più piccoli e più scemi di quelli con due. E ce ne vuole. Però può ruotare la testa di 270 gradi, tipo l'esorcista. Il che è inquietante, ma utile quando non c'è manco lo sbatti di girarti. A proposito di unghie, ma le avete viste? Sono tipo gigantesche, sono enormi! Di quelle che se sei incazzato e minacci di affettare il prossimo, pure Wolverine alza le mani e dice: oh scusa, non ti incazzare. Ma vi rendete conto del potenziale bellico di sto coso? Peccato che lui non freghi proprio nulla, ma nulla di nulla! Vedi che faccia che c'ha, ma che cazzo si ride? Lui gli artigli li usa per grattarsi le chiappe, stacce! O per suonare il banjo. Ste unghie funzionano talmente bene per starsene attaccati sugli alberi che a volte, quando muoiono, se ne restano attaccati là. Non si scollano, eh? Il che sarebbe inquietante se non fosse che poi non ci capisci un cavolo se questo è vivo o è morto, visto che pure quelli vivi sembrano morti, porca armadillo! Questo significa che, per dire, se avessi fame e volessi, non lo so, mangiare un bradipo, magari prenderesti la tua fionda o un arco, quello che ti pare, beh, non lo so, pam, lo colpisci, aspetti che cada e quello non cade. Quindi dovresti arrampicarti per andarlo a prendere. E io sono pigro. E poi comunque perché dovresti mangiare un bradipo? Ma sai che schifo? Perdi più tempo per disinfettarlo sto coso. Qui vedete un piccolo bradipo orfano che impara ad arrampicarsi cercando di salire la corda e in realtà urlando: umano, mi dia una mano. E lui dice: no, che carino, umano, mi aiuti. E qui vediamo quest'altro che... che imbecille, bro. Tra l'altro credevo di essere io e invece è il bradipo l'animale più lento al mondo. Io continuo a mettercela tutta, però. Nonostante questo, il bradipo è un gran predatore. Con una velocità di scatto sul terreno di ben 3 metri al minuto! Meno di una tartaruga, ma comunque più di una patata. E addirittura 4 metri al minuto sugli alberi! Si permette di cacciare prede velocissime, come le foglie! Ecco a voi un esempio dell'inseguimento emozionante. Riuscirà il bradipo a catturare la terribile foglia? Riuscirà? O alla fine la foglia fuggirà? Sono tutto un brivido, la tensione si taglia
come una foglia. In realtà sugli alberi il bradipo è più veloce che non a terra. E se preoccupatino, tutto agitatino, perché ad esempio c'è un pericolo, arriva a muoversi alla mostruosa velocità di 4,5 metri al minuto. Ma dove, di Ciro, come corre? Ma è un lampo. Poi scopri che in realtà questo qua nuoti più velocemente di quanto non cammini e tu non ci capisci più un cazzo. Bradipo deriva dal greco e significa piede lento. Chissà perché. Anche perché i bradipi non hanno mica i piedi. Se avessero i piedi sarebbero tipo così. Effettivamente sono attrezzati per passare la vita sugli alberi, a testa in giù, caposot. A testa in giù loro mangiano, sputano, si grattano, leggono giornaletti, chattano, vanno all'amore e partoriscono pure. Nonostante questo, a volte confondono le proprie zampe coi rami, cadono e muoiono male. E tutti gli animali della foresta cantano in coro figure me, brapapapa. Visto che non ci hanno sbatti, si sono adattati ad uno sforzo minimo. Hanno il 33% di muscoli in meno rispetto agli altri mammiferi. Il bradipo è il tizio con la pancetta, il braccetto a bacchetta cinese, la canotta rosa di Barbie che nella palestra dei mammiferi, nello spogliatoio, prende gli schiaffi dietro al collo. Ed è anche per questo che, in effetti, nessuno dei suoi arti riesce a reggere il suo peso corporeo sul suolo. E quindi cammina, o meglio striscia, così, rantola, senza dignità, con tristezza imbarazzata, disgustosa, penosa. Pare che l'hanno gabbizzata, sto qua che schifo. Tu dici, ma se non sai camminare, dove cazzo va? Perché devi attraversare la strada? Ma perché? Anche perché un casino di sti qua muoiono perché si fanno prendere sotto. Qui vedete un passante che, imbarazzato per lui, lo aiuta ad attraversare. Anche perché se aspetti che sto qua faccia da sé, buonanotte. Vedi, lo ha preso come tu prenderesti un bambolotto ricoperto di feci. Oppla! Ah. Ma guarda il bradipo che faccia stupita, è proprio soddisfatto. Wow, che figata, fratello. È stato un po' come andare sulle montagne russe. Vedi che saluta pure, beh. Immagina se non era quello l'albero dove doveva andare, quante bestemmie. Molti dei loro predatori si trovano a terra e loro, per fottere il sistema, se ne stanno sugli alberi. Lui è Simone. Simone è un puma e vorrebbe tanto mangiare Giuseppe, che però se ne sta sugli alberi. Ma Simone è pur sempre un puma e quelli sono bravi ad arrampicarsi. E hoppalala! Oh, però non ce la fa, gli fa male l'anca. Giuseppe appare tutt'altro che preoccupato. Anzi, diciamo pure che se ne fotte allegramente. Ogni tanto, ma proprio ogni tanto, ma giusto per sport, fa un passettino più in alto, pigramente. Ma Simone continua i suoi tentativi. Ehi, questa volta è salito un sacco. Ma Giuseppe continua a fregare poco. Anzi, a sfregio gli mostra pure il culo a Simone. Quel culo succoso che Simone vorrebbe tanto assaggiare. Ma che ti prendo, madonna, se ti prendo che ti faccio? Dice Simone. Risponde Giuseppe. Simone allora se la prende a male e si inizia ad affilare gli artigli su un tronco. A Giuseppe frega niente, come sempre. Simone ci riprova. Giuseppe se ne frega sempre meno. E non ho davvero idea di che cacchio stia facendo. Sta abbracciando l'albero. Ma che, boh. A questo punto Simone se la prende sul personale, capì? Con rabbia, e questo lo sta umiliando, si arrampica ancora, incazzato, ce la provo sul personale. E stavolta prende quello scemo di Giuseppe. E lo prende proprio dal culo. Rimangono appesi così per un fottio di tempo. Con Simone che pensa che cacchio abbia deciso Giuseppe. E Giuseppe che abbraccia l'albero. Con la faccia di chi, comunque, se ne fotte. Tipo i tizi dell'arte medievale che stanno morendo male e non gliene frega niente, presente? Uguale. So che una certa Simone dice, e mo basta. E il resto è la natura. Che fa schifo. Giuseppe poteva arrampicarsi un pochino più in alto per evitare così di finire. Sì, poteva. Ma Giuseppe è un bradipo e quindi è scemo. Per farvi capire quanto lui se ne fotta, eccovi un'anaconda. Ed eccovi un bradipo che gli passa accanto. Come se nulla fosse, come se fosse una cagata qualsiasi sul marciapiede. Se ne fotte talmente tanto che gli passa sulla testa. Sulla testa, tipo striscia pedonale. Ho pestato qualcosa. Difficile dire se sia coraggio, menefreghismo o semplicemente perché è un coglione. Ma una cosa è certa però: l'anaconda potrebbe farlo diventare diversamente vivo. Potrebbe, ma non lo fa. Perché non ci crede manco lei. Ma che è davvero successo? Cioè sto qua, ma appena camminato sulla faccia, ma che è da me? Ma non è possibile. Ma dobbiamo sfatare un mito. Si dice che il bradipo sia pigro. Non è vero. Baggianate. Lui sa perfettamente quello che fa e perché lo fa. È che lo fa male. Il motivo per cui si muove così lentamente è in realtà la chiave della sua sopravvivenza. Come ho detto, passano la maggior parte della loro vita sugli alberi per evitare i predatori. No! Ma che davvero? Ma come se l'è portato poi? Ma che stiamo scherzando? Vabbè, sta sugli alberi per cercare
provare, pregare di evitare i predatori. Il problema è che ti mangi sugli alberi. Ordini thailandese non portano da sport. E allora ordini da Amazon. No, Amazon non ci arriva. E magari si cucina la lasagna al forno. Stai zitto, eh. Sugli alberi si mangiano le foglie. Solo foglie. Che schifo le foglie. Ah, torniamo sempre allo stesso punto. Come per il koala, come per il panda, pure st'idiota ha scelto il pasto meno energetico in circolazione. Ma le foglie stavano là, non le voleva nessuno. E ci sarà una ragione se non le vuole nessuno queste foglie, porca eucalipto. E invece quello ha detto ma invece di competere con gli altri animali, quasi quasi me le mangio io le foglie. Mi faccio una doccia di foglie. Capitano a fagiolo, io non c'ho manco voglia di fare una cippa nella vita. Vivrò così. Ciro, ma che minchia fai lì? Scendi da là. No. Scendi me. No. Vivo così adesso. Ciro, mannaggia la miseria, ma com'è che sei scemo? Allungo la mano e mangio la foglia. Cavolo, fa schifo. Sa proprio di foglia. Però stanno là. Riallungo la mano e rimangio la foglia. Fa ancora schifo. Il problema è, Aridaglia, che le foglie hanno pochissimi nutrienti e sono difficili da estrarre. Ed è per questo che quel giorno il bratipo si recò dall'evoluzione e gli disse: voglio mangiare le foglie! Oh porca... Ma pure tu! Ma che problemi avete tu? Non mi va di correre, voglio mangiare le foglie! Ma ti costerà un sacco di gettoni evoluzione! Va bene, per le foglie questo è dato. Ma che problemi avete tutti? Perché non li vestirli l'altro? Che so, non vuoi respirare sott'acqua? Voglio mangiare le foglie. Porti farti crescere la massa muscolare pazzesca, delle spine dietro la spalla. Voglio mangiare le foglie. Ma puoi diventare un ninja se vuoi. Un ninja che mangia le foglie? Beh, no. Beh, non basta il getto in evoluzione, o ninja pure. Voglio mangiare le foglie. Ma potresti avere un cazzo di raggio laser sulla fronte se volessi, lo capisci? Voglio mangiare le foglie. Ma non ci avrai manco l'energia per muoverti così. E io non mi muovo. Ma porco Genova. Voglio mangiare le foglie. Io vi odio. Vi odio tutti. E fu così che l'evoluzione esaudì di buon grado il desiderio del bradipo, non prima di avergli sputato una scatarrata nell'occhio. Ed è anche per questo che il bradipo è mezzo cieco e mezzo sordo. Cavolo, li ha spesi proprio bene questi gettoni di evoluzione, eh? Ma alla fine i bradipi hanno avuto il loro stomaco a quattro camere piene di batteri adatti a rompere la cellulosa. Il problema è che può passare una settimana prima di processare il cibo. A volte ci vogliono 30 giorni per digerire una singola foglia. Ma che schifo! E nel mentre assimilano pochissimo, quindi pochissime energie, quindi quelle poche energie che hanno le dovranno conservare. E come le conserveranno le energie? Beh, ovvio, no? Muovendosi un muovendosi poco. Lentamente, dolcemente, proprio così. Il bradipo è il tipo davanti a te ogni volta che devi fare una fila. E a volte, pur avendo lo stomaco pieno, tipo io dopo lo lucchenite, presente? Lui muore di fame. Nel senso che muore proprio, eh? Andato, caput! Che schifo di animale! Questo succede perché i bradipi, anche se sono mammiferi, sono incapaci di regolare in modo efficiente la propria temperatura corporea. Ed è per questo che vivono in posti umidi e caldi. Può succedere che se prendono una frescata, non abbiano più le energie per processare il cibo, anche se hanno lo stomaco pieno. E quindi, Che belli animali proprio! Una cosa che, guarda, proprio non si capisce la cosa. I bradipi tridattili hanno il metabolismo più lento tra tutti i mammiferi. I secondi sono... Indovina. I panda. Ah, è tornato, estinguiti! Il terzo è il bradipo didattilo. Quindi comunque i bradipi sul podio ci stanno. Hanno vinto la medaglia animale di merda. Ed è per via di questo metabolismo lento che loro cagano solo una volta ogni 7-10 giorni. Sono pure stitici. Sì, però quando arriva, esplosione tipo Hiroshima, il bidattilo, quello con due unghie, in effetti è un po' meno sfigato, perché nonostante la base della sua alimentazione siano comunque le foglie, integra la dieta con fiori, frutta e talvolta piccole prede come insetti. Quello davvero caga cazzo con la dieta è il tridattilo. Lui mangia solo ed esclusivamente foglie, ma non foglie qualsiasi. Lui mangia solo ed esclusivamente foglie dello stesso tipo di albero su cui è nato. Da piccoli leccano i pezzetti delle foglie dalle labbra della madre, così da capire quelle che le piacciono. Ed allora mangeranno solo quelle.
solo. Gli offri una carbonara, quello dice no, 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 voglio quelle, solo quelle per il resto della loro vita. È un po' come se voi da piccoli ficcaste la lingua in bocca a vostra madre, assaggiaste un pezzetto di pizza ortolana che era rimasta incastrata a pappetta tra i denti e da allora decideste di mangiare solo pizza, ma non una qualsiasi, solo ortolana. Tu dici la capricciosa? No, la capricciosa, la ortolana voglio. Ma manco la tonno ai funghi? No, io l'ortolana voglio, così. Oh. Che bella la natura! Comunque, basta dai, che cazzo è un bacio da francese? Che è sto incesto? È che siamo in Game of Thrones. Comunque c'è un vantaggio nella loro lentezza. Riescono a farsi notare meno dai predatori. Si muovono talmente lenti da essere invisibili. Loro possono, lui no. E tenendo presente che molti di loro possono vivere la quasi totalità della loro vita sempre sullo stesso albero, sempre sullo stesso, che emozione, e che generalmente vivono tra i 20 e i 30 anni, che palle, io mi sarei già impiccato. Proprio per il fatto che si muovono così poco, sul loro pelo ispido cresce lo schifo. Principalmente alghe, muschio e funghi. Ed ovviamente le alghe che gli crescono addosso, loro se le mangiano. Oh, che fai, gli sprechi? Sono perfette come aperitivo. Che pure io mangio quelle che mi crescono tra le dita dei piedi. Le alghe sono quelle che danno una colorazione verdognola al bradipo, il che ha il vantaggio di aiutarli a mimetizzarsi meglio. Quindi sì, se qualcuno vi dovesse far notare che vi lavate poco e che alghe vi iniziano a crescere sulla schiena, adesso sapete cosa rispondere. Le coltivo per l'aperitivo di domani e intanto mi mimetizzo. È una scusa perfetta, fidatevi. Sì, il bradipo è un altro di quegli animali che fanno schifo, che dovreste voler vedere bruciare. Però è tenerello. Ci fanno i peluscetti. E il piccolino è tanto carino. Piacciono le ragazze, maledetti ipocriti tutti quanti. Nonostante siano coperti di schifo, non puzzano. In effetti, sempre grazie alle alghe, profumano. Ma pensate, a quanto pare li proteggono anche da alcune malattie e da parassiti. Quindi nel caso voleste farvele crescere addosso anche voi, sotto le ascelle direi che è il luogo ideale. Provare per credere. Inoltre i bradipi non sudano e non hanno odore corporeo, e questo è utile a non farsi riconoscere e trovare dei predatori. Anche perché non fanno uno sprinzo tutto il giorno, che cacchio devi sudare. Pensa un po', questo è coperto di schifo e comunque puzza meno di te. La cosa positiva è che alcuni funghi che crescono sul bradipo stanno venendo studiati nella produzione di farmaci antitumorali. Ma dico io, a sto punto proviamo anche coi tarzanelli, dato che ci siamo. E se non vi avessi già convinto che prendere in mano sto schifo di bestia fosse una cattiva idea, beh, sappiate che su di lui vivono anche un casino di bestie di Satana. Sono state trovate circa 120 falene notturne, quelle mangiacacca, in un singolo bradipo. Se quasi sono venute per vivere solo ed esclusivamente sul bradipo. Pensa tu che culo. Sul bradipo mangiano le alghe, la secrezione della pelle, giocano a scacchi nel tempo libero, ovviamente ci fanno all'amore. A me metterebbe un po' a disagio che qualcosa stesse facendo all'amore su di me, però non siamo mica qui per giudicare, no? O forse sì. Ma anche gli scarabei vivono sul bradipo. E che lo vuoi che non ci vivono gli scarabei? Dai. Li hanno trovati fino a 980 in un singolo bradipo. Diamoli fuoco, basta. Ma ci sono anche acari che vivono sulla loro pelle e nel loro ano, e zecche, e coleotteri, e malattie, tra cui malattie umane come la leishmaniosi. Ah, che bello. Se fai schifo e tu lo sai, batti le mani. Che cosa fai? Non toccare quello schifo! Lascialo! Lascia, che schifo! Ma che schifo! L'ho baciato! Cioè decido di baciare lui e non te! Io me la farei qualche domanda! I bradipi ospitano un'intera comunità di organismi. In effetti loro sono un intero ecosistema. E questo spiega la loro estrema importanza in natura. Nonostante facciano dannatamente schifo. Quindi nel caso in cui smetteste di lavarvi, oltre alla scusa delle alghe come aperitivo, potreste sempre dire che state cercando di diventare un ecosistema. Suona molto zen. Nonostante passino la loro intera vita sugli alberi, i tridattili, che ricordo essere quelli più scemi, una volta alla settimana scendono. E perché scendono? Per cagare, ovvio. Immaginate di tenervela per 7 giorni e poi rilasciare tutto in una botta, al punto da perdere un terzo del vostro peso corporeo. Barabam! Esatto. Ha cagato dappertutto. La mia casa è piena di merda! Cagata su tutte le pareti! E immaginate di essere un povero tardigrado che stava passando per caso, lì sotto. Hai capito perché non voglio che te vada in giro da solo, Vince? Loro fanno tutto sugli alberi, però cagare... No, no, cagare no. Per cagare devono scendere.
È un'idiozia! È la cosa più stupida che sentirai oggi, visto che a terra stanno i predatori! La metà delle morti dei bradipi sono state documentate mentre erano vicine al terreno, tranne quello di prima. Madonna, che sfigato! Mentre il bradipo fa i suoi bisognini, abbraccia l'albero, come tu abbracceresti il tuo stipendio. Guarda con quale passione ed enfasi abbraccia il suo water. Poi inizia a muoversi in una danza lombare. A giudicare dal suo viso, è molto soddisfatto della cosa. La passione per la tavoletta. Dovrei provarci anche io. Sì, però non guardate nel mentre, ma che... Ma che modi so? Ma pure a toccarlo, ma lo lasciate in pace. Comunque questi muoiono cagando, muoiono per cagare. Tu resti, sono degli eroi. Se non fosse una cosa di una tristezza imbarazzante. Gli scienziati sono a lungo interrogati sulla questione, sul perché. Dicendo, perché? Perché il tridattilo è tanto scemo? È un po' come se tu avessi una tigre in casa chiusa nel cesso, no? Mo, se fai attenzione, magari riesci pure a entrare e a cagare senza disturbare la tigre, senza essere smembrato, dilaniato. Ma nel dubbio, tu, perché dovresti anche solo pensare di entrare nel cesso che c'è una fottutissima tigre? Piuttosto ti prendi un vaso, un secchio, lo metti in salotto e caghi là, no? Mo, evoluzione me la spieghi. Se anche il koala caga sugli alberi nonostante sia un pirla, perché il bradipo no? Perché il koala non sta appeso a testa in giù sugli alberi. In che senso? Oh, ho capito. Beh sì. Mi ricorda quell'amico mio che in quella fredda giornata d'Irlanda decise di pisciare da una collinetta controvento. No, non sono mica io quell'amico, no. O forse per evitare di sganciare enormi granate di sterco nel bosco, svegliare tutti e farsi sgamare. Oh, dopo una settimana sai che esplosione. Oh mio Dio! Oh mio Dio, no! No! Anche perché ti fa schifo quella del piccione, immaginati quella di sto coso. Che la butta via tutta insieme, giù, pa, dopo una settimana. Con i potenti mezzi del calcolo computazionale pirata, oggi siamo in grado di mostrarvi come il bradipo tridattilo potrebbe cagare senza rischiare di cagarsi in faccia di Cristo di volta, oppure rischiare di venire sbranato. Alla strisciata, all'altalena, alla nonchalance, alla mortaio, alla mistico o all'italiana. Toh, c'è pure il bidet. Vabbè che io scherzo, però sto qua mangia foglie, insomma. Ne fa tanta, però. Tra l'altro ho trovato il video di persone tutte emozionate nel veder cagare il proprio bradipo. Oh my goodness, that's a hot ton. Ma che è sta cosa? Ecco, questo sta ispezionando i bisognini. Ma pure sto feticismo ci manca. Excellent. Ma eccellente cosa! Non sei mica laureato a cagare! Qui vediamo un classico documentario. Il documentarista guarda il bradipo cagare ed il bradipo guarda in camera tipo a dire che cacchio è sta cosa. Ma il tridattilo no, lui scende. Ha adattato tutta la sua fottutissima vita per vivere sugli alberi, ma per cagare no. Per cagare deve scendere il signorino. E non solo. Per farla spreca ben l'8% delle calorie che può assumere in un giorno. L'8% per un bradipo è tantissimo. Ti rendi conto dell'incredibile investimento che sto qua a fare? Solo per cagare. Ma quali potrebbero essere le ragioni di sta stronzata? La prima è la più ovvia, è la ragione che muove tutto, tutte le cose che conosciamo. Per fare all'amore. I bradipi sono animali solitari e non capita spesso che si incrocino per strada. E poi non hanno i telefonini, capito? La posta non ci arriva, anche perché i postini sono stronzi. A questo si aggiunge il fatto che in alcune specie il maschio passa la quasi totalità della propria vita sempre sullo stesso fottutissimo albero. Ci si affeziona proprio. Quindi quel che spesso accade è che sia la femminuccia ingrifata a scendere dagli alberi, rischiare la propria di vita e mettersi a cercare maschi. Proprio come in qualsiasi sabato sera. E come li trova sti maschi? E beh, dove trova una bella pila di... una piramide di... cacca pupù, che fa sempre la sua sporca figura, no? Inoltre i maschi rilasciano secrezioni delle ghiandole anali sulla base dell'albero. E si sa, la secrezione anale è un po' come Chanel, no? La femmina quindi si arrampica verso il maschio scelto e gli dice: ingravidami, guascone. In altri casi è il maschio a cercare di rimorchiare la femmina. Forse è per questo che hanno imparato a nuotare. In genere le signorine più carine sono dall'altra parte, capito? Tipo l'isola delle Amazzoni. A parte che nelle foreste pluviali piove un casino qui. In tutto ciò ci tengo comunque a ricordare che un bradipo bagnato è fatto per il 92% da incubi. Le femmine vanno alla base dell'albero e ci smollano le feci. Ma si appassa un bel maschione, no? E che non vuoi fargli trovare le feci? Che maniere sono, scusa? Tra l'altro, durante il periodo dell'estro, 8-10 giorni ogni mese, la femmina può scendere a farla anche una volta al giorno, così da aumentare le chance, no? Che è così che si cerca marito, alla fine. E non vuoi fargli trovare una bella pila di cacca ad attenderlo?
E che modi sarebbero altrimenti? La cacata per la cuccata, no? Ecco una gran pezza di bradipa che, per avvisare che lei, nel caso, ci sta, prima mette il braccio intorno alla testa, tipo contorsionista, perché, oh, contorsionismo, capi? Fai capire che sei proprio pro. E poi urlicchia. Ecco, appunto. Così li richiama, capito? Tutti quanti lo sanno. Non è super sexy sta cosa. E tutti i maschi allupati accorrono. Quasi quasi. O ci provo io, mi ci arrampico io su quell'albero. Il problema è che se più maschi accorrono nello stesso momento dalla stessa signorina, e lì iniziano ad incazzano, capito? E si iniziano a dare mazzate. È normale. Quindi a testa in giù, a botte di artigliate, di bottiglie in testa, cose del genere. Il che in realtà sembra più emozionante di quanto non sia, perché sono comunque bradipi. Quindi io non demordo. Sento di avere ancora delle chance. Conquisterò quella bella bradipona. Anche perché, parliamoci chiaro, il bradipo sarà pure lento in tutto, eh? Ma indovinate cos'è un razzo? Sì, proprio quello. Nascheggia proprio. Nessun preliminare ed eiaculazione precoce. La nuova ricetta vincente. Ecco un altro motivo per cui una signorina non dovrebbe frequentare un bradipo. Dovrebbe frequentare me. Io duro il doppio. Una volta ingravidata la compagna, il maschio se ne fotte allegramente. Lui ha dato. La sua parte è fatta. Si accende una sigaretta e... cazzi vobis! La femmina può avere solo un piccolo alla volta ed il compito di crescerlo e di allevarlo spetta tutto a lei. Quando il piccolo poi raggiunge i 4-5 mesi di vita, in piena maturità sessuale, e so precoce, la madre se ne va dall'albero lasciandoglielo al piccolo. Ricapitolando, fate sesso con un tizio, questo sparisce, voi rimanete gravide, partorite, crescete il figlio completamente da sole e quando questo raggiunge i 16 anni, gli regalate le chiavi di casa, le chiavi della macchina, gli date un bacino sulla fronte e sparite. Ma che mi sappia per culo? No. E tu dirai, ma non è un tantinello maschilista la cosa? Ma no, no. E per rimarcare la cosa vi dico che i maschi hanno i testicoli interni, quindi tu non riesci mai a capire se è un maschio o una femmina, capito? Quindi, vedete, parità sociale, però. Sta meglio dentro o fuori? Falla finire. E poi guardate i piccoli, che so ste cose? Guarda che brutti imbranatini. Oddio, squittiscono pure. Ma che dolcezza. No, stanno cercando di manipolarmi con la loro tenerezza. Ma io non abbocco. È difficilissimo. E tutto questo che è sta cosa? No, già sto animale tutto buggato. Se si mette pure il lag qua non ne uscirò più. Comunque c'è un'altra ragione per cui probabilmente rischiano ogni volta la vita per la sacra cacata. E questa forse fa pure più schifo della precedente. Jonathan Pauli ha notato che le falene del bradipo, quelle schifezze che gli vivono addosso, aspettano ansiosamente che il bradipo scenda a fare i suoi bisognini. Perché dentro le feci del suddetto ci depositano le uova. Poi le larve si schiudono e indovinate un po' cosa si mangiano. Potreste per favore smetterla tutti di mangiare le feci? Quando finalmente diverranno falene adulte, ed è ormai tempo di fare all'amore, voleranno sugli alberi ed andranno a vivere nella pelliccia del primo bradipo che incontrano, che molto spesso è lo stesso di cui avevano mangiato le feci da piccoli. Ciclo perfetto. Ok, questo è un vantaggio per la falena, ma il bradipo cosa ci guadagna? Insomma, è lui che rischia la vita, mica la falena. Ecco, sembrerebbe che la falena aiuti a far crescere le alghe sul bradipo. Le alghe sono buone alla fine. Buone. Vale la pena rischiare la vita ogni volta che si va a cagare al solo scopo di farti vivere e venire delle falene addosso in modo che ti possano crescere delle alghe che tu poi eventualmente ti mangi? A quanto pare per lui sì. Torno a ripetere che l'evoluzione con sto animale ha fatto veramente un casino. E se non ci credete, sentite questa storia. Siamo nel 1796. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, riceve un bel pacco pieno di ossa. A lui le ossa piacciono un sacco. Forse perché è segretamente un cane, o forse semplicemente perché è scemo. Tuttavia, non è in grado di identificare di che animale si tratti. Tanto che arriva a pensare che si tratti di un enorme leone ormai estinto. Stando alle ossa, la creatura ha degli artigli cattivi come una bestemmia veneta. È lunga 3 metri, con delle braccia lunghissime. È un incubo. E che cacchio è? Sono allo Smithsonian National Museum of Natural History in Washington DC e quello che vedete qui è un bradipo gigante. O meglio, era un bradipo gigante. Ebbene sì, Jefferson ricevette le ossa di un bradipo gigante che chiamò Megalonyx. Che nome potente è Megalonyx? Pare un Digimon tamarro. Megalonyx! 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 Questa specie risale a circa 3 milioni di anni fa. In effetti quello di Washington è una specie di bradipo gigante ancora più grossa del Megalonyx, nota come Eremotherium. Più di 5 metri per 5 tonnellate di peso. D'altronde questo era un armadillo.
cazzo. Capiamoci, c'erano pure i bradipi piccoli. Ma chi se ne frega, non si chiamavano mica Megalonyx? Ma ci stava pure il Megatherium, lungo 6 metri e pesante 4 tonnellate. E ste qua sono tutti i bradipi. E intanto sono venuto al Museo di Storia Naturale di Londra e guarda un po', ho beccato il Megatherium. Tutti questi però mica vivevano sugli alberi. Anche perché agli alberi sarebbe venuta un'ernia. Tra le tante cose che mangiavano c'erano avocado preistorici, che non somigliavano molto a questo. Ecco, effettivamente non c'erano molte specie che potevano salire sugli alberi a mangiarli, però loro erano alti, loro erano mega, e loro li mangiavano. E masticavano pure il nocciolo. Il Megalonyx può, il Megalonyx non devi rompere il cazzo. Poi dopo averlo mangiato defecavano in tutta la foresta i semi di avocado, quindi avocado cresceva. Ed ovviamente mangiavano gli avocado più buoni, quindi hanno fatto una vera e propria selezione. E gli avocado che abbiamo oggi sono così buoni proprio grazie a loro. E noi ringraziamo. Grazie Megalonyx. I Trasocnus peruviani, vissuti tra 7 e 1,5 milioni di anni fa, invece erano bradiponi che si erano poi adattati alla vita acquatica. Grossi quanto un moderno leone marino, usavano i loro artigli per artigliarsi al fondale. Tra l'altro si pensa che ci fosse un parente del capodoglio che se li mangiasse. Non so, è un po' inquietante. I bradipi di oggi non sono propriamente loro discendenti, sono più loro cugini. Però hanno una cosa in comune: nonostante i bradipi moderni siano delle ciole in praticamente tutto, sono dei grandi nuotatori. In acqua si muovono anche 3 volte più velocemente. Possono trattenere il respiro fino a 40 minuti e lo fanno rallentando ancora di più il loro metabolismo, fino a rallentare di 3 volte il loro battito cardiaco. Cioè, già avevano il metabolismo lentissimo, lo rallentano ancora di più, sono morti. E comunque nuota meglio di sto tizio, quello è certo. La nostra specie ha un serio problema. Un altro bradipo gigante, il Lestodon, o magari uno degli altri bradipi giganti che vivevano nello stesso periodo nelle stesse zone, è forse l'autore di imponenti tunnel ritrovati in Brasile e in Argentina, lunghi fino a 100 metri e scavati nella roccia. Nella roccia! Non nel terreno, nel fango, nel muschietto, nella fottutissima roccia! Cioè, come possono queste ciole essere imparentate con queste bestie? Com'è possibile? Che è successo? Perché se vanno sempre i migliori? I bradipi giganti hanno iniziato a sparire circa 10.000 anni fa e sono stati evolutivamente avvantaggiati i bradipi piccoli, quelli moderni. Perché? Com'è possibile sta cosa? Cioè qualcosa deve essere andato storto, non è possibile. Non ce l'ha fatta il Megalonyx? Ce l'ha fatta... sto coso, quel cacchio. Con tutti i bradipi della storia, tipo quelli che si arrampicavano in ambienti rocciosi come il Diavolo Therium, che letteralmente significa diavolo bestia. Il bestia diavolo si è estinto, quello no. O quelli enormi, mega, o quelli acquatici. Quelli sono tutti estinti, no? Tranne lui. Cazzo, lui no. Quello che se ne sta a testa in giù e caga una volta alla settimana, che non sa manco camminare, è coperto di schifo. No, lo vedi che non mi devi fare incazzare? Come si apre sta botola? Voglio tornare la botola! Ciao, ciao bradipo. Come stai? Stai bene? Stai bene? Va tutto bene? Oh! Senti, mi dispiace. Non è solo colpa tua. Ammetto di aver fatto un casino con te. Insomma, pure tu però hai speso i gettoni di evoluzione malissimo. Però lo ammetto, mi sento in colpa. Vorrei rimediare. E quindi... Bradipo! Bradipo! Oh! Ci sei? Uè! Ciao, evoluzione! Cavolo. Mi spiace un casino. Sto bene, grazie! Senti, ti regalo 2 gettoni di evoluzione. Puoi spenderli come ti pare, davvero. È l'unico modo con cui possa rimediare. Ah, a proposito, mi spiace di averti scatarrato nell'occhio. Mi spiace davvero. Senti, puoi... fare quel che ti pare con questi gettoni, davvero. Basta che ti prego, scegli qualcosa di utile, dai, per migliorare la situazione. Insomma, anche migliorarti la vista, che so, magari qualcosa per difenderti. Insomma. Ok, capisco che è una scelta difficile. Non voglio metterti fretta o ansia, sono qui che aspetto, non ti preoccupare. Scegli pure con calma, basta che scelga bene, eh. One eternity later. Vai a vedere che è morto. Ma che cazzo. Bradipo, oh, sei vivo. Respira ancora. Allora. Oh, che cavolo, si è lodato Darwin. Credevo fossi morto. Dai, dicevi. Voglio. Sì. Voglio. Sì. Voglio cosa? Cosa vuoi?
Cosa vuoi? Parla! Voglio la pelliccia idrofoba! Un salutazzo a tutti da Barba Scura. X! Lavorare con le testa, senza fare alcuno sforzo. Chi va veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare al rallentatore come il bravo. Ciurma! E con questo si conclude questa stagione di Scienza Brutta. Noi ci rivediamo a settembre, io me ne vado a mare. Continueranno ad uscire video sul secondo canale perché là cazzeggio. E lì uscirà ovviamente il solito approfondimento, questa volta sul Bradico. Ci sono un sacco di altre cose brutte da raccontare. Vi lascio i link come sempre in descrizione. Grazie per aver viaggiato con noi su questo vascellazzo tra rock e pirateria, circo, teatro e divulgazione brutta, disagi e infanzie bruciate. Per il resto godetevi l'estate e state attenti al Bobbit, che quello sta aspettando a voi. Adesso dovrei fare anche una bella lista di cose da fare. Ho un sacco di tempo lì. Ah no, già, lo scrivete la tesi di dottorato. Ma non ce la faccio più. Ah, e ovviamente non dimenticate che il nostro viaggio è appena cominciato. Eh sì, potrebbe essere una minaccia.